Assessore, ha fatto molto discutere qualche giorno fa la notizia di una porzione di mare toscano ceduta alla Francia, una cessione di cui la regione toscana non era a conoscenza. Ci sono novità, siamo andati al Ministero degli Esteri martedì mattina, abbiamo analizzato nel dettaglio i contenuti dell'accordo di Caen del 21 di marzo del 2015 e abbiamo verificato che non ci sono cessioni di aree marine. Quindi la notizia non era fondata, non ci sono porzioni di mare toscano cedute alla Francia? La notizia non è fondata, anche se le dinamiche sono complesse, e per questo ci siamo orientati verso uno stretto rapporto, uno stretto collegamento. Abbiamo chiesto immediatamente un incontro anche al Ministero dell'Agricoltura per verificare in termini di pesca che non ci siano problematicità per le nostre marinerie. Faremo questo incontro nel corso della prossima settimana, vogliamo approfondire per dare tranquillità e sicurezza ai nostri pescatori. Sull'aspetto delle cessioni marine, per quello che riguarda le coste fra Pianosa, l'Elba e la Corsica, non ci sono penalizzazioni per quello che riguarda il nostro territorio. Teniamo solo a precisare che vogliamo meglio approfondire queste dinamiche, capirne qualche cosa di più.